tutti amici e bentrovati su TCG Television. Io sono Daniel e quest'oggi siamo nel terzo video di Collection Show dedicato a Dragon Ball Super Card Game. Ed essendo appunto il terzo video, si parla della terza espansione, ovvero Cross World, denominata appunto dal codice BT03. Espansione uscita a marzo 2018 negli USA e 3 mesi dopo qui in Europa, ovviamente sempre in lingua inglese. Identicamente al set precedente, di cui vi invito a seguire il Collection Show, anche questo è composto di 127 carte, di cui 60 comuni, 30 uncommon, 18 rare, 14 super rare, 4 special rare, che vi ricordo essere una versione alternativa di alcune super rare, e una secret. In questo caso è la carta di Son Goku Super Saiyan 4, che fa la sua prima comparsa in Dragon Ball Super Card Game. Probabilmente sul sito troverete un'informazione diversa andando a guardare il totale delle carte di questa espansione, ovvero un 217. Questo è perché vengono conteggiate anche le varianti foil, di cui comuni e non comuni, novità introdotta per la prima volta in questa edizione. Questa espansione è la prima a introdurre il concetto di blocco, già presente in molte altre card game, basti pensare a Pokémon con il blocco XY, il blocco Sole e Luna, Spada e Scudo e via dicendo. In questo caso Cross World apre il blocco Overrealm, che prende il nome da una delle abilità chiave introdotte proprio in questo set, e del quale faranno parte anche la successiva espansione BT4 e le due espansioni tematiche TB1 e TB2, di cui però parleremo in futuro. Insieme a questa espansione sono usciti due deck tematici, l'SD02 di colore rosso incentrato su Goku, Pan e Trunks della prima parte di Dragon Ball GT, e lo Starter Deck 03, SD03 appunto, con alcuni personaggi delle saghe di Xenoverse, basato sul colore verde e nero. Proprio così. Questo deck, come l'espansione BT03, introducono per la prima volta nel gioco il colore nero, o per meglio dire l'incolore, essendo a conti fatti il nero un colore neutro. Le tematiche che sono abbracciate da questa espansione coinvolgono praticamente tutte le serie di Dragon Ball, a partire dalla primissima con Goku bambino, Bulma, ma anche Vegeta bambino e tutti gli altri Saiyan sottoposti a Re Vegeta contenuti nel colore giallo. Per Dragon Ball Z abbiamo la saga di Majin Buu del colore blu e una parte del verde con le saghe degli androidi, escluso Cell, ma comprese quelle del film I 3 Super Saiyan, quindi Android 13, 14 e 15. L'altra parte del verde invece è incentrata su Dragon Ball Super, con la saga di Trunks del futuro. Infine c'è il rosso con Dragon Ball GT, che copre il primo arco narrativo della serie, ed il nero dove abbiamo appunto Xenoverse, con i viaggiatori temporali Mira, Towa, Trunks, Bardock, eccetera, eccetera. Anche in questo set, come nel precedente, ci sono quattro carte splashate che appartengono invece alla saga del Torneo del Potere, e sono la SR di Goku Ultra Istinto Omen nel blu, quella di Caulifla Super Saiyan nel verde. Inoltre abbiamo l'Uncommon, stranamente di Toppo nel rosso, e un altro Uncommon nel giallo, ovvero Bergamo. È arrivato finalmente il momento di scorrere le carte nella mia collezione. Ed eccoci qua direttamente dal mio raccoglitore. Come vedete, ripartiamo da dove ci eravamo fermati la volta scorsa, ovvero dalla fine di BT2, e si passa a BT3 con la bustina di Cross Worlds, del quale ho deciso di inserire quella di Mira. Abbiamo subito il leader rosso, uno dei leader più forti usciti in questo periodo, che tra l'altro ancora oggi ogni tanto vediamo qualche top, ovvero Pan dalla saga di GT. Questo leader è molto versatile in quanto la sua abilità automatica dice che una volta per turno, quando giochiamo una battle card, questa guadagna più un 5.000 di potenza e se arriva a 20.000 peschiamo una carta, quindi un peschino aggiuntivo oltre al suo effetto di attacco, molto molto forte e, come detto, abbastanza versatile per il rosso. Solo due leader a colore per questa espansione, dato che si è aggiunto anche il nero, e il secondo è il Dottor Mew. Nulla di particolare da dire su di lui, in quanto era un deck uscito abbastanza for fun e così è rimasto. Arriviamo poi subito alla prima SR dell'espansione, ovvero questo Goku GT Super Saiyan 3. Nulla di che. Era abbastanza carina la combo che permetteva di giocarlo rapidamente, forse già dal secondo turno, e poteva essere utile qualora avevamo la secret appunto di Goku Super Saiyan 4 che abbiamo visto prima, utile in combinazione con questa carta. E poi si passa alle varie fasi successive di Goku, il Super Saiyan 2 e il Super Saiyan, nonché alla forma base e poi a quella adulta. E poi si arriva già a un'altra cartona grossa per quanto riguarda il rosso, ovvero Fearless Pan. Questa carta
Come vedete a costo 3 un 15.000, un bloccante con barriere oltretutto. E quando giochi questa carta scegli tutte le altre battle card e leader rosse che controlli e guadagnano tutte più 5.000 di potenza double strike fino alla fine del turno. Quindi capite bene che in un mazzo, diciamo, sciame, mazzi che comunque creano parecchi pezzi sul campo, questa carta giocata in combinazione crea dei mostri molto potenti con tutti con double strike. Abbiamo poi una pan vanilla, ricordo che vanilla intende card senza alcun effetto, quindi solo con costo e potenza. E poi abbiamo Trunks raro, nulla di che, e questo Trunks che si giochicchiava a costo 2, 15.000 con critico, abbastanza interessante. Abbiamo poi due versioni di Jill, di cui una, anzi Giro, vogliamo dirlo in lingua americana, di cui una delle due è una super combo. Passiamo poi a Ub, nulla da dire su di lui, mentre questo Lezic, che vediamo anche in versione foil in quanto è una delle poche carte che avevo foil di questo set, è molto interessante perché è un blocker, sì, che costa 3 in 15.000, ma questa carta dice che se l'avversario ha almeno una battle card nel suo campo e noi non abbiamo nessuna, possiamo giocarlo gratis. Quindi un blocker 15.000 gratuitamente non è affatto da buttare. Abbiamo anche questo Lud, nulla da dire, Dr. Mew, niente di che. Chiamo pagina e abbiamo un'altra SR, quella di Metarildo, così come tutte le sue fasi evolutive, che salterei tranquillamente in quanto non ha mai aggiunto nulla al gioco. Queste forme della squadra Sigma e ogni vari componenti invece andavano a costituire quello che era il mazzo di cui vi parlavo prima, il For Fun del Dottor Mew, in quanto giocava sulle combinazioni delle macchine mutanti. E poi abbiamo, come vi avevo nominato prima, la carta fuori tematica, ovvero quella di Top, che deriva dalla saga della sopravvivenza degli universi. Costo 4, contrattacco. Se il nostro avversario ha un leader con 15.000 o più di potenza, il costo di questa carta è ridotto di 2. Quindi facciamo un counter che nega un attacco e a costo 2 mettiamo un 20.000. Inoltre, questa carta, quando mette KO una battle card avversaria, torna in posizione attiva, ovvero può attaccare di nuovo. Se l'avversario ha più battle card in posizione spossata, possiamo attaccargliele tutte se riusciamo a buttarle giù una alla volta e lui ritornerà sempre in posizione attiva. Ottima, ottima carta per il periodo in cui è uscita. E poi passiamo alle carte extra, di cui esce fuori la prima carta extra rara. Nulla da dire su di lei. Un po' meglio invece il pianeta M2, nonostante sia solo una comune, in quanto la sua abilità automatica dice che quando giochiamo questa carta, se il nostro leader è Dottor Mew, peschiamo una carta, ma questa carta veniva giocata, anzi che ancora oggi al spesso viene giocata, in mazzi che non giocano il Dottor Mew, dato che come Activate Battle possiamo metterla in posizione di rest e se è il nostro turno possiamo scegliere una leader card o battle card avversario e darle meno 5.000 di potenza. Già vi faccio pensare che può andare in combo con il cooler leader uscito in BT9. Passando al blu, passiamo alla saga di Dragon Ball Z relativa a Majin Buu, ed infatti il primo leader è proprio lui, Majin Buu Completely Revived, carta che effettivamente non si è usata moltissimo. Anche lui ha dato vita a un deck, chiamiamolo for fun, anche se effettivamente aveva delle potenzialità ma che non è spiccato moltissimo, in quanto qua di fianco abbiamo la vera star di questa espansione in quanto riguarda i leader, ovvero Latened Evolution Super Saiyan 3 Son Goku. Questo ve lo devo tirar fuori per forza per farvelo vedere, perché dalla parte non awakenata si capisce il suo vero potenziale. Come vedete abbiamo un 10.000 con un'abilità permanente che sembra eliminativa in quanto ci permette di avere solo 6 energie totali in campo, ma come Activate Main, mettendo una carta dalla nostra mano nella pila degli scarti, se abbiamo 0 energie scegliamo 2 carte nella vita e le aggiungiamo alle energie. Questo si traduce nel partire di primo turno con 2 energie e già 6 vite, quindi un vantaggio nell'awakening. Inoltre, quando si risveglia, peschiamo 2 carte e giriamo questa carta. Di qua mantiene il limite di avere sole 6 energie, ma alla fine del nostro turno scegliamo 3 energie, non specifica neanche il colore, e le mettiamo in posizione attiva. Quindi nel turno dell'avversario questo deck avrebbe sempre le energie, 3 energie libere per fare i suoi porci comodi.
carta veramente fortissima e infatti è stata bannata. È stata, se non erro, la prima ban di Dragon Ball Supercar Game. Potrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere così. E arriviamo subito alla carta fuori tematica, che è la prima SR Blu, ovvero Son Goku Ultra Istinto versione Omen o Sign, come è scritto qui. Carta che anche oggi tuttora si vede in qualche mazzo che gioca Goku del Universo 7, nella saga del Torneo del Potere, in quanto questa carta è un Ex Evolve a 2, posizionando questa su un Goku blu con costo di energia 5 superiore. E sono usciti diversi Goku blu con costo di energia 5 che si calano molto rapidamente. Quindi a costo 2 abbiamo un Triple Strike 35.000, che quando è in combattimento l'avversario non può effettuare combo, quindi se non riesce ad avere con le sue carte già un 35.000 o superiore, questa carta passa tranquillamente. Inoltre, quando una carta evolve in questa carta, l'avversario riprende in mano tutte le battle card che ha in campo, quindi fa una piazza pulita, veramente veramente fortissima. Inoltre, le carte che ha ripreso in mano, come detto prima, non può usarle in combo. Molto molto sgrava. Passiamo poi a un Goku Super Saiyan dalla saga appunto di Majin Buu, nulla da dire su di lui, neanche sul Super Saiyan 3, così come purtroppo su questo Majin Vegeta. E poi si passa ai vari Kai supremi, come quello che è stato assorbito dal Majin Buu che poi è diventato grasso, e i vari Kai dell'Est, dell'Ovest, del Sud e del Nord. Una menzione d'onore la farei alla Kaioshin dell'Ovest, in quanto a costo 2 è un 5000 ma a barriera, e l'abilità particolare di questa carta è che può essere usata come energia dalla sua battle area, quindi un'energia in più sempre per il blu, che è un grande acceleratore. Andiamo avanti e scopriamo altri personaggi divini come Kibito e Kibito Kai, e poi abbiamo un Mr. Satan, un Babidi, che comunque non fanno molto scalpore, abbiamo un Bibidi e poi un'altra SR, quella di Kid Buu o The Ultimate Evil Majin Buu. Ultima carta che ho reperito di questa espansione per completarla, si giocava nel mazzo Majin Buu, quello che vi avevo introdotto prima e che andava a mescolarsi con le carte di Majin Buu rosse uscite nella precedente espansione BT2. Quindi si giocava una combinazione di queste carte più le precedenti. Avevamo questo Power Absorbing Majin Buu molto forte, in quanto si riusciva a calare rapidamente tramite i vari Union Absorb di Majin Buu. Infatti, come vedete, questo Majin Buu Pure Evil ha uno Union Absorb che ci permette di scegliere un Awakening Evil Majin Buu dal nostro mazzo e metterlo sopra questa carta, ed era il Super Buu rosso della precedente espansione. Arriviamo poi alle carte extra, di cui non direi ci sia nulla da rilevare particolarmente. Qui abbiamo un'altra carta foil reverse, quelle che vi dicevo prima. Siamo finalmente arrivati al verde, dove il primo leader è la rara di Super Saiyan Blue Vegito. Purtroppo anche lui leader è rimasto sempre in sordina, non ha avuto un deck veramente forte per essere sfruttato e non ha abilità molto interessanti. Ha ricevuto qualche power up in seguito da alcuni expansion set, ma non l'hanno reso veramente forte come meriterebbe. Anche Android 13, quando è uscito, non era granché, ma anche lui ha ricevuto dei power up dagli expansion set che l'hanno reso almeno un tantino più giocabile, non un deck da meta, ma comunque un deck divertente. Questo leader, infatti, quando l'avversario ha un Son Goku o una battle card con costo 6 o meno che viene messa nella pila degli scarti da qualsiasi area, questa carta guadagna critico. E nel verde, con i vari androidi e varie carte, ci sono diverse carte che distruggono battle card avversarie. Poi costo 6 o meno, diciamo, la maggior parte delle carte sono così, a meno che non andiamo a prendere le secret. Abbiamo poi un altro Goku Spirit Bomb, questo credo sia dal film di Android 13. E poi si passa a un altro Super Saiyan Son Goku, un Super Saiyan Blue, questi arrivano dalla saga del futuro di Trunks. Infatti abbiamo pure il Super Saiyan 2 Trunks, e questo Trunks a costo 1, che effettivamente era quello un po' più interessante, in quanto a costo 1, quando lo giochiamo, possiamo scegliere di guardare massimo due carte alla cima del nostro mazzo, scegliere un Saiyan tra queste e mettere l'altra negli scarti. Interessante, in quanto molte carte sono Saiyan, può essere splashata anche in altri mazzi che giocano almeno di un po' di verde.
E poi siamo a un'altra SR, quella di Super Saiyan Blue Vegito. Anche lui purtroppo al momento dell'uscita non era nulla di che, in realtà anche adesso è rimasto non nulla di che, però ha ricevuto, come dicevo prima, dei power up dalle carte degli expansion set che l'hanno reso leggermente più giocabile, sempre però a livello for fun. Passiamo poi al Deadpool Duo di Android 17 e 18, carte molto giocate in quanto all'epoca si giocava molto il mazzo C17-C18, leader verde, ed è uscito nell'espansione precedente e non essendoci tantissime scelte per quanto riguarda androidi, loro erano una di queste e andavano perfettamente in combo nel loro mazzo. Passa poi agli altri androidi, Android 19, Android 20 e questo molto particolare Android 16, è una super combo che, a differenza delle altre super combo che ci fanno pescare, lui invece faceva scartare, anzi fa scartare, una carta dalla mano dell'avversario. Questo implica che se la carta è una battle card si innesca l'effetto di Android 13, il che ci permette di dargli critico se l'avversario mette una battle card a costo 6 o meno nella pila degli scarti da qualsiasi altra area. E poi abbiamo un Android 13 SR, anche lui SR sfortunata, non ha avuto lo spazio che meritava, riacquistato leggermente con l'uscita di BT9 dove è riuscito fuori Android 13 con altre carte che andavano in combo con questa, ma è rimasto un deck for fun, quantomeno giocabile. Abbiamo poi la versione base di Android 13, 14, in due versioni, di cui questa mi piace un casino, costo 2 10.000, ma è interessante per il suo costo di combo. A costo 1 da più 5.000, durante il nostro turno, quando viene appunto giocato in combo, se il nostro leader è un androide, l'avversario sceglie una battle card e la mette KO. Ovviamente i mazzi che sciamano non avranno problemi contro questa carta, ma deck che giocano prettamente con una o due battle card in campo ne soffrirebbero parecchio. Abbiamo Android 15, due versioni, e poi si passa a questa micro area sempre della saga del futuro con la parte villain, ovvero il Goku Black che metteva le pedine e questo Zamasu fuso che mi piaceva molto, a Union Potara a costo 5, quindi fondendo un Goku Black e un Zamasu. Double Strike Indestructible, ovvero non può essere rimosso dalla battle area per nessuna ragione. E inoltre, quando giochi questa carta, scegli due battle card o due carte nella mano dell'avversario, in combinazione tra queste, e l'avversario le mette nella pila degli scarti. Abbiamo poi questo blocker indistruttibile di Zamasu. Ed infine l'ultima battle card verde, che altri non è che la fuori tematica di Caulifla, carta must have se giocavamo un deck chiamato Veggies, ovvero il deck dedicato ai Saiyan dell'universo 6, che rushava un casino, faceva un sacco di pezzi nei primissimi turni, poi vi faccio vedere anche grazie a chi, ed era un deck che con l'ausilio di TB1, la prima espansione tematica dedicata appunto al Torneo del Potere, ha avuto il suo massimo exploit. A costo 2 un 20.000, le nostre battle card non possono essere messe KO dai nostri effetti, utile contro la Kale, e le nostre battle card non possono essere messe nella pila degli scarti. Molto molto forte. Quando questa carta entra in gioco, scegliamo una carta dalla vita e la aggiungiamo alla mano. Quindi utile per il Self Awakening, in conto a costo 2 un semplice 20.000, capite che è tanta roba. Abbiamo il counter attack degli androidi. E poi si passa al giallo. Purtroppo per il giallo abbiamo due leader abbastanza insipidi, in quanto nessuno dei due ha mai detto la sua, nessuno dei due ha mai avuto spazio nel meta. Uno è il Bardock, che diventa, come vedete, Bardock Super Saiyan leader raro, e l'altro è Goku bambino, che diventa Goku scimmione. E poi si passa a un'altra carta purtroppo sfortunata. Qui abbiamo una serie di carte meh, come questo Bardock Super Saiyan a costo 7, 25.000, con Ex Evolve Sim, non l'ho mai visto giocare. E poi ci sono altre versioni di Bardock, questa scimmione, questa normale, abbiamo la moglie di Bardock, ovvero madre di Goku Jin, e poi si passa a una delle altre carte forti dell'epoca, purtroppo ormai non lo è più, di questo Explosive Spirit Son Goku. Costo 3, 10.000 Blocker Barrier. Abilità automatica, quando giochi questa carta scegli una battle card avversaria in rest mode e mettila a KO. Alla fine del turno metti questa carta in posizione attiva. La carta era forte perché veniva giocata in combinazione con un'altra carta che vedremo tra poco,
Anche perché vista così di per sé a costo 3 10.000 blocker barriere non è che sia poi tantissimo sgravata, ma vedremo a breve perché lo era. Abbiamo un nuovo opening Son Goku, un'altra versione di Goku ancora nella capsula, infatti la carta è chiamata Kakarot, non è più Goku. Una versione di Vegeta, Re Vegeta Scimmione, abbastanza inedita. Re Vegeta, passiamo poi a un Kid Vegeta. Yachtful Bulma, carta per pescare, infatti quando la giocavamo pescavamo uno, si giocava abbastanza all'inizio. Abbiamo Tora, versione scimmiesca e normale, stessa cosa per fascia. E arriviamo all'MVP di questa espansione, ovvero Shugesh, carta comune praticamente inflazionatissima, soprattutto nel mazzo Veggies, a costo 2, 12.000 super combo. Quando effettuiamo una combo con questa carta, se il nostro leader è giallo e la vita è 4 o meno, la carta che sta ricevendo questo combo prende più 10.000 e inoltre possiamo giocare una carta Saiyan con costo di energia 3 inferiore dalla mano. E qui torna in gioco il caro Goku bambino di prima. Quindi questa carta in combo ci permetteva non solo di dare 10.000 alla carta con cui stavamo attaccando o difendendo, ma ci permetteva inoltre di giocare un Goku 10.000 con barriera bloccante che quando entra distrugge una battle card dell'avversario spostata. Ovviamente questo Shugesh è stato bannato. E vabbè, si sapeva che prima o poi sarebbe successo. Abbiamo un fantastico Nappa coi capelli e l'ultima carta fuori tematica di questa espansione, ovvero Bergamo. 15.000 uncommon gialla, su di lui nulla da dire purtroppo. Flying Nimbus, ancora oggi uno dei migliori counter del gioco, ristampato in tantissime versioni, è stato dato anche al nazionale in versione dorata con artwork diverso. La Flying Nimbus è un counter che nega un attacco, inoltre se mettiamo una carta gialla dalla nostra mano nella pila degli scarti, l'avversario può attaccare soltanto un'altra volta con le battle card durante il turno. Quindi sostanzialmente blocca per tutto il turno attacchi dell'avversario, a meno che l'avversario non abbia un, per esempio un leader con dual attack che gli permette di attaccare due volte, oppure pezzi che hanno triplo strike o double strike in gioco, questa carta limita molto l'offensiva avversaria. E poi abbiamo il Planet Vegeta che si giocava sostanzialmente nei mazzi con gli scimmie. Altra carta utile, Marcia della Grande Scimmia, utile ovviamente nel mazzo degli scimmioni. E sembrerebbe che siamo tornati da capo a 12, ma in realtà siamo al nero con di nuovo Mira, preso appunto dall'immagine del pacchetto che avevamo all'inizio. Prima carta leader nera, purtroppo queste uscite le definirei infelici, in quanto il nero in questa espansione dava sì una nuova linfa vitale al gioco, ma questi leader non hanno mai visto granché luce. Abbiamo la prima SR nera che vediamo qui di fianco, Super Saiyan 3 Bardock Power Unleashed. L'artwork è fantastico, l'effetto un po' meno, in quanto anche lui si giocava, giochicchiava nei mazzi for fun. Il vero leader nero di questa uscita in questo periodo era il Bardock Super Saiyan 3 che partiva da Masked Saiyan, che si trovava appunto nello starter deck che avevo nominato prima, e lì uscivano fuori un po' di carte che si potevano giocare. Ovviamente il nero, essendo un colore neutro, può essere tranquillamente splashato in altri mazzi. Infatti, come questo Bardock, per esempio una carta uncommon con Overrealm, nome di abilità da cui prende appunto il nome il blocco. Come detto, Overrealm è un'abilità che hanno prettamente le carte nere, e per esempio se prendiamo questo Bardock e leggiamo Overrealm 4, ciò significa che per attivarla dobbiamo avere almeno 4 carte nella pila degli scarti. Attivando Overrealm possiamo rimuovere tutta la pila degli scarti, quindi non solo 4 carte, e mettere questa carta in campo fino alla fine del turno, dopodiché finisce rimossa anche essa dal gioco nell'area che si chiama Warp. Sostanzialmente Overrealm è un'abilità che ci permette di ridurre o azzerare il costo delle carte, infatti ce le fa giocare a zero, a patto che poi vengano rimosse dal campo alla fine del turno, finendo nel Warp. Questo Trunks, altra SR nera, invece si giochicchia ancora adesso, in quanto può essere molto utile, a costo 4 un 20.000, ma anche lui ha Overrealm 4, però riduce il costo di 2, non ci fa azzerarlo. Quindi a costo 2 giocheremo questo Trunks,
che è un double strike. Inoltre, quando lo giochiamo con Overrealm, quindi solo pagandolo 2, scegliamo una battle card nel warp e l'aggiungiamo alla mano, quindi ci permette di recuperare una carta rimossa che magari giocavamo in monocopia, quindi rimuovendola dal warp per giocare lui la possiamo riprendere in mano e giocarla di nuovo. Come vedete, i costi di Overrealm non sono tutti uguali. Qui abbiamo un Overrealm 3, non è sempre 4, ci sono anche Overrealm molto più alti. Super combo nera, prima super combo nera, molto interessante, perché invece di attivarsi in base ai nostri punti vita si attiva se abbiamo 5 più carte nel warp. Siamo quasi alla fine, abbiamo una Towa rara, nulla da dire su di lei, un'altra Tora comune, un'altra SR nera di cui sorvolerei tranquillamente, molto meglio invece questa Uncommon di Mira. A lei ha Overrealm 3 e quando la giochiamo con Overrealm l'avversario scarta una carta dalla mano. Poi tra l'altro è anche un androide, si può leggerlo dagli special treat, quindi era praticamente giocatissima nel mazzo androidi. Arriviamo poi all'ultima SR di questa espansione, ma non per importanza, in quanto questo fu, nonostante non abbia un prezzo elevatissimo, una carta onnipresente in quasi tutte le side. A costo 10 si sembra elevatissimo, un 30.000, ma è una carta da chiusura. In realtà ha Overrealm 10 pagandolo 6, quindi se abbiamo almeno 10 carte negli scarti lo paghiamo soltanto 6. È un double strike anche lui, ma quando lo giochiamo tramite Overrealm l'avversario non può attivare le skill delle carte diverse dalla sua carta leader fino all'inizio del tuo prossimo turno. Ossia significa che l'avversario non potrà più usufruire di bloccanti, double strike, critici eccetera eccetera e qualsiasi altro effetto automatico innescato. Abbiamo poi la coppia Shun Shun e Aru Aru, che in realtà sono attualmente ancora a volte utilizzate come carte di side, in quanto ognuna è utile contro mazzi di determinati colori. Per esempio Shun Shun è una 15.000 blocker, quando giochi questa carta metti due carte dalla cima del tuo mazzo nella pila degli scarti e quando questa carta è attaccata, se il leader avversario è rosso o blu, questa carta guadagna più 15.000 di potenza fino alla fine del turno. Quindi sostanzialmente a costo 3 mettiamo un blocker 30.000 contro mazzi rossi e blu. Viceversa, la Aru Aru si attiva contro mazzi gialli e verdi e secondo me è molto più forte, in quanto quando giochiamo questa carta, se il leader avversario è giallo o verde, scegliamo 4 delle nostre energie e le mettiamo in posizione attiva. Quindi praticamente si gioca, vorrei dire si gioca a 0, ma potrei dire si gioca a meno 1, perché pagando 3 stappiamo 4. Abbiamo infine il Dark Plot, una carta extra nera, e l'ultima il Time's Judgment, counter attack nero che nega l'attacco. E come vedete siamo giunti alla fine dell'espansione, perché poi abbiamo la bustina di BT4 Colossal Warfare che vedremo prossimamente. E qui termina l'espansione BT3 Crossword, prima espansione ad introdurre il colore nero. Facciamo una breve carrellata di riepilogo andando a ritroso. Se non ricordo male è stata la prima espansione di cui non ho acquistato il box, in quanto in realtà avevo preso, se vi ricordate i video, il draft box che conteneva ben metà delle bustine di un box, quindi 12 bustine, e poi avevo preso degli special pack, un paio li ho aperti e lì avevamo trovato anche lì belle cose. Quindi in realtà sostanzialmente ho spacchettato diverse cose di questa espansione non avendo preso neanche un box. Bene ragazzi, io spero che questo collection show vi sia piaciuto, fatemelo sapere tramite un commento, like sul video, inoltre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanella delle notifiche. Potete seguire anche la pagina Facebook e il profilo Instagram di TCG Television, li trovate entrambi in descrizione e a fine video insieme ai video consigliati. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!